nonostante ci stiamo avvicinando a Natale, il video che farò oggi non sarà un semplice video di auguri o altro. Non sarà neanche un video di Minecraft o simili, come avrete già capito. Ma approfitto appunto di questo momento per parlarvi di un progetto, di un'idea più che altro avuta da niente poco di meno che il mio professore di matematica, sviluppato dal sottoscritto e altri compagni di classe, amici, eccetera. L'intento di questo video è farvi vedere come costruire una sorta di Babbo Natale, però forse prima di spoilerare quello che farò più avanti è meglio spiegare le cose passaggio per passaggio. Sicuramente tutti voi sanno che cos'è la Lego e tutte le cose che quando eravamo bambini amavamo comprare, però forse non tutti conoscono che la Lego, non so se ultimamente o tempo fa, ha comunque in ogni caso reso disponibili al prezzo di circa 300 euro dei veri e propri robot. Questi robot funzionano a batteria e sono radiocomandabili, sono da collegare a un computer e si possono appunto far muovere e controllare attraverso un programma specifico della Lego di Brick. Attraverso questo programma sono riuscito insieme appunto al mio professore di matematica e altri ragazzi che approfitto per ringraziare nella mia scuola, liceo scientifico, sono riuscito a far funzionare questa sorta di Babbo Natale robotico. Spieghiamo un po' come ho fatto. Innanzitutto mi serve il robot. Il robot si monta, è abbastanza semplice, come un qualsiasi Lego, no? E per montarlo però bisogna stare attenti a mettere sulla sommità una parte, una base su cui si possa appunto appoggiare il controllo. Il controllo sarà attraverso un netbook qualsiasi, anche un notebook al limite, però essendo il netbook più piccolo e perciò versatile abbiamo optato per questa scelta. Fatto ciò si deve installare appunto questo programma di cui ho parlato prima, il Brick. E per farlo si può andare sul sito ufficiale, comunque è disponibile in continuo aggiornamento. Si collega con un cavo USB apposito il robot al computer e aprendo questo programma Brick e selezionando il robot si potrà appunto radiocomandarlo. Apparirà come una finestrella di un joystick in cui abbiamo le frecce su cui cliccare, e in quel modo si potrà far muovere appunto il robot nelle varie direzioni. Però questo non ci basta, il nostro progetto era più ambizioso. Il progetto consisteva appunto nel far funzionare questo robot non radiocomandandolo dal netbook, ma addirittura da un altro computer, da un altro terminale. O se ci pensiamo, anche se non è proprio così comodo, è possibile anche farlo funzionare da iPad o iPhone. Dunque per fare ciò è necessario un programma di condivisione schermo e di controllo di un altro schermo. Noi abbiamo utilizzato ad esempio TeamViewer, installando TeamViewer su entrambi i computer, ovvero il netbook e il computer da cui lo vogliamo controllare, possiamo appunto attraverso internet, attraverso una connessione wifi, possiamo far muovere il robot da un altro terminale. È una cosa molto semplice, guardate un po'. Allora, apri il Brick. Apro il Brick. Muoviti. Eccolo. Ok. Possiamo farlo, ce la possiamo fare? Sì, è Satana. Stai zitto. Si è aperto o no il Brick? No. È lì il Brick, non ci vedi? No. Clicca sugli omini. No. No, no, c'è già il joypad, vedi? Eccolo. No. Vai, manda. Oh, mamma mia, dai un po'. Eccolo. Fallo muovere. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia che rimane. Dritto. Mandalo dritto, mandalo avanti. Sono in penna. Oh mamma. Che figata. Il passaggio successivo consiste nel poter
muovere il nostro robot senza doverlo per forza, insomma, vedere mentre lo muoviamo. Ad esempio, io da una stanza in cui nessuno mi vede potrei anche far muovere il robot con tante persone intorno e questi qui non capirebbero. Vai. Chi è che stai guidando? Filo! Muovi, no, quelle sono le scarpe di Tonelli. Muovi attento, a sinistra, attento. A sistra. Che fa schifo sta roba la webcam, Farà pure schifo, però comunque anche la connessione ha ripreso il pro. Si può fare semplicemente utilizzando la webcam e invertendo la direzione dello schermo. In questo modo vedremo nella webcam con un programma ad esempio come CyberLink, possiamo vedere una sorta di specchio e quindi possiamo far muovere il nostro robot senza dover neanche invertire le frecce. Davvero comodo, no? La finalità di questo robot è appunto, come dicevo all'inizio, quella di costruire un Babbo Natale. Abbiamo, grazie all'aiuto del mio amico John Farina, che sicuramente conoscete, anzi probabilmente no, però se lo conoscete bene, e ha fatto alcuni video su Minecraft, e grazie appunto al suo aiuto siamo riusciti a camuffare il mio netbook, che adesso tra l'altro è a scuola. Siamo riusciti a camuffare il mio netbook facendolo diventare una sorta di slitta su cui Babbo Natale con le sue belle renne fatte di balsa si muoveva, e abbiamo anche, già che c'eravamo, inserito delle canzoncine di Natale, così da comandare sempre attraverso TeamViewer. Poi ovviamente quello che serve è un bravo pilota, e abbiamo trovato anche lui. Ricapitoliamo: come costruire questo robot di Natale? Comprare il robot alla Lego, montare il robot alla Lego, lo devi montare a casa, procurarsi un netbook, installare i vari programmi sul netbook, TeamViewer, il programma per la webcam se non ce l'avete è già preconfigurato, e Brick, installare TeamViewer anche sull'altro terminale e connetterlo con il nostro beneamato robottino, aprire il Brick, farlo funzionare e insomma comandare con il robottino dall'altra parte, camuffarlo da Babbo Natale, magari inserendoci, come abbiamo fatto noi, qualche bella canzoncina a tema, magari assumere un buon pilota e goderci il nostro trionfo. Oh yeah! Fai partire le canzoni, Luca! La musica, Luca! Si vedono un po' i cingoli, ma vabbè. Solo dopo l'anno nuovo, perché un po' per i compiti della vacanza che adesso è andato, un po' così, un po' cos'ha, insomma non è che sia tanto propenso a caricare video in questo periodo. Dopo l'anno nuovo ne verranno altri, verranno nuovi episodi di Magica, se riesco anche qualcosina con Capra, se non mi esplode il cervello prima. Vi saluto, alla prossima e buone feste ancora, ciao ciao. Il laboratorio segreto. Una scatola rossa misteriosa. Che ci sarà mai dentro? Ma che cazzo? Non è possibile. Dai, figa, ma sei non imbecille. È possibile. Qualcuno Shinichuk ha sconfitto la morte un po' di Gesù. Andiamo. Solo queste dobbiamo prendere. No, ha detto che dovevi prendere tutte anche cose, la batteria di riserva. La batteria di riserva c'è nella scatola rossa. E quindi rossa. Allora c'è tutto. E lui ti vede pure? Sì, Ma dove l'ha messo? Qua. Questa è la webcam. Questo è un portatile. No, i complimenti devi fare al professor Bacchi. C'è Sandro. Qui abbiamo l'immagine e da remoto.